potete riposarvi ora. Estaba esperando a alguien. Concerned about that at the moment, but I do want you to have a blood test just to check your thyroid. You can make an appointment at reception. All right? Yes. Now. Pronto. Mamma. Mamma. Incontri del cinema del SE 2010 per il secondo anno consecutivo a Mantova segnano un traguardo importante per la Federazione Italiana Cinema del SE, infatti l'edizione è stata la decima, 10 anni di trailer, tavole rotonde, seminari e tanto cinema. I numeri degli incontri FICE 2010 andati in scena alla multisala Ariston dell'esercente presidente Agis Paolo Protti dicono oltre 500 operatori del settore accreditati, oltre 50 trailer e 16 film proiettati in anteprima, tra i quali l'ultima commedia di Woody Allen, Incontrerai uno sconosciuto alto e bruno e Sorelle mai di Marco Bellocchio. Non solo pellicole a Mantova, ma anche gli immancabili appuntamenti professionali, aprire i lavori, la proiezione di Serafin di Martin Provost, a seguire il buffet e il seminario sul ruolo della sala di qualità nella catena del valore dei film, frutto di una ricerca sui dati del 2009-2010 di schermi di qualità. La sala cinematografica non solo è un elemento essenziale dell'arredamento urbano, la sala è un elemento di vivibilità del territorio, ma la sala ha un valore economico enorme, non solo per i biglietti che vengono venduti, ma proprio i biglietti che vengono venduti danno il valore al film, quindi la sala cinematografica ha un valore economico importantissimo per l'intera filiera cinematografica, dalla produzione alla post-produzione alla distribuzione. Per questo c'è bisogno di politiche che sostengano le sale cinematografiche, per questo c'è bisogno di un intervento che sia in grado di rendere le sale cinematografiche sempre più rispondenti alle esigenze di un pubblico esigente. Ed appunto il pubblico è uno degli elementi di forza degli schermi di qualità, è un pubblico fidelizzato, è un pubblico che si riconosce nella sua sala, nell'esercente che sceglie i film, è un pubblico che non è diminuito negli ultimi anni, ma anzi tende a crescere. Quindi questo pubblico, queste sale, questo esercizio ha bisogno di essere sostenuto da politiche da parte del governo, degli enti locali, che siano in grado di mantenere questo tassello assolutamente importante, essenziale della nostra vita culturale e civile. Schermi del SE che in Italia sono 879, con la Lombardia capofila con 164, una tavola rotonda dal titolo Un faro nella notte, le SE tra il sostegno, norme e il digitale che verrà, alla quale ha partecipato il direttore generale cinema del Ministero per i beni e le attività culturali Nicola Borrelli, ha messo in evidenza come nonostante le difficoltà i cinema del SE hanno avuto nel 2010 un incremento dei biglietti venduti con un più 9,8% per un totale di 9,5 milioni di italiani distaccati. Tra una proiezione e l'altra, altri partecipanti hanno potuto visionare i trailer della nuova stagione e giocare al concorso promosso da Cinemeccanica. Nella serata di mercoledì 13 ottobre la kermesse si è trasferita dall'Ariston al Teatro Bibiena per il momento più atteso, la consegna dei premi FICE, a presentare la premiazione Maurizio Di Rienzo. Grande protagonista Alessandro Gasman, il quale ha ricevuto dal regista e amico Ricky Tognazzi il riconoscimento di migliore attore dell'anno per l'interpretazione nel Il padre e lo straniero. Ho navigato e navigo in tutti i generi cinematografici, teatrali, televisivi, ma questo è un premio che mi inorgoglisce particolarmente perché sono pochi anni che il lavoro che faccio da ormai 25 anni viene apprezzato anche dall'elite della cultura del cinema italiano, e questo è un premio molto importante che fa onore a questa città, appunto Mantova, e spero onestamente di essere presente qui anche in futuro, e quindi questo vorrà dire che il mio lavoro di attore cinematografico continua nella strada giusta.
anche perché a premiarla questa sera c'era una persona importante, Tognazzi, e si ricreava un po' una coppia importante per il cinema italiano. Beh, con Ricky abbiamo un rapporto da sempre, peraltro il 31 di ottobre abbiamo già presentato qui a Mantova, ma sarà presentato ufficialmente Il padre dello straniero, di cui Ricky è regista e io protagonista, da un meraviglioso romanzo di Giancarlo De Cataldo, ed è un film molto profondo che parla di Est, di Ovest, parla di padri con figli disabili, ed è un film che toccherà, spero, il pubblico quanto ha toccato noi nel farlo. La migliore attrice 2010 è stata Isabella Aragonese, protagonista della Nostra vita di Lucchetti, ma un'altra donna è stata premiata, Piera degli Esposti, la quale riceve il premio di Musa del Cinema d'Essé. Il premio dovrebbero riceverlo gli esercenti, perché fanno veramente un lavoro di resistenza che aiuta soprattutto noi, che crediamo che ancora che il cinema possa essere sì evasione, divertimento, ma anche un momento di veramente un'esperienza. Io porto la mia anche da spettatrice, devo dire che quando abitavo a Palermo, per dire, andare nell'unico cinema d'Essé e vedere film che altrimenti non avrei avuto mai la possibilità di vedere era un'esperienza unica, era una possibilità di viaggiare da Fermi, e quindi penso che il lavoro di forza e di la capacità di rischiare di queste persone danno forza a tutto il cinema, a tutti i tipi di cinema. Quindi oltre che per il premio devo ringraziarli per il lavoro che fanno. L'emozione è quella di sentirsi ancora nella ricerca, cioè come se uno dicesse il teatro di ricerca, il cinema di ricerca, e si pensa che appartenga agli anni passati questa frase. Invece si arriva qua e si vede che la frase ha ancora un senso. La vera sorpresa della 10ª edizione è stato il riconoscimento all'esercente Nanni Moretti per i 20 anni di attività del nuovo Sacher di Roma. Mi fa piacere perché è un aspetto del mio lavoro che ho curato sempre in questi 20 anni. Far vedere agli altri film che vorrei vedere io e ogni tanto aiutare qualche film italiano, fare una rassegna con dibattiti sugli esordienti, dedicare dei festival ai cortometraggi. Insomma, è un cinema che è stato vivo non solo con i film ma anche con rassegne, dibattiti, ecco, insomma. Per quanto riguarda il cinema di qualità, c'è sempre stato, nonostante così, insomma, i dubbi. C'è stato negli anni 60, che è stata una stagione meravigliosa, ma anche nei decenni successivi. E ora è un cinema di qualità che incontra anche il pubblico. Il premio vota il film d'Essé dell'anno della rivista Vivi il Cinema, bimestrale della FICE, distribuito gratuitamente nelle sale d'Essé, è andato a Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino come miglior film e All'uomo che verrà di Giorgio Diritti come miglior film italiano. Un anno fa lei presentò i primi rulli del film e a quanto pare ha portato bene la FICE. No, sicuramente ha portato molto bene, poi il mio rapporto in generale, insomma, col cinema d'Essé, di grande affetto e condivisione, sono contentissimo di essere qui. Il riconoscimento avuto è significativo perché nasce dal voto del pubblico. Che il film sia così amato è certamente una cosa che fa solo piacere. L'autore dell'anno è stato il regista Paolo Virzì, premiato per La prima cosa bella, il quale ha inviato un videomessaggio perché è impegnato sul set del nuovo film, mentre il premio di autore esordiente è andato a Rocco Papaleo per la regia di Basilicata, Coast to Coast. Sono molto contento, anche un po' stupito, però come nelle favole e alla fine vincono i buoni. Scherzo, diciamo, sono molto felice e orgoglioso di questa mia impresa che condivido, orgoglio che condivido con tutti coloro che ci hanno partecipato, ovviamente. Poi hai condiviso e diretto il set con diciamo attori importanti come La Mezzogiorno, Gassman, poi anche con musicisti di una caratura importante in Italia come Max Gazzè, insomma. Francamente, diciamo, mi aspettavo tanto da loro, li ho scelti e convinti, e però poi loro hanno avuto così la carineria di stupirmi
e mi hanno dato anche di più del tanto che mi aspettavo, quindi il film si è impreziosito delle performance di tutti gli artisti che ci hanno partecipato. Il riconoscimento di autore indipendente 2010 è andato al napoletano Antonio Capuano per il film L'amore buio, mentre l'attivissimo Gianluca Arcopinto si è aggiudicato il titolo di produttore dell'anno. Avere un premio da loro che fanno il cinema di sé mi è stato un massimo, no? So come dire, come... insomma, è come essere premiato nella casa che te hai sempre osservato, no? Alla quale hai sempre voluto partecipare e non hai mai partecipato invece da protagonista. Adesso stai là e quelli del cinema del 6 vedono il tuo film. Non vedono ancora Bergman, René Clair, però vedono anche il tuo film. Allora questo è stupendo, è bellissimo. Tra tutti i premi che ho ricevuto, i riconoscimenti che ho ricevuto, questo è quello che mi inorgoglisce di più, perché appunto viene proprio da chi lavora sulla mia stessa materia. Io da sempre ho deciso di fare un cinema di qualità, forse a volte anche un po' troppo estremo, e senza l'aiuto degli esercenti dei cinema del sé non sarei arrivato a niente. Quindi il fatto di avere un riconoscimento, che poi è un po' un riconoscimento nella motivazione anche tra virgolette alla carriera e non solo per quello che ho fatto quest'anno, per me è fonte di grande orgoglio, di grande gioia. Infine, tra le categorie tecniche sono stati premiati Mirko Garrone come montatore dell'anno per La nostra vita e Luis Siciliano quale compositore per 20 sigarette Happy Family. Un premio che dà, che incoraggia quel modo di lavorare che porta sempre comunque a un risultato sicuramente più interessante e più compiuto, sicuramente non accontentarsi di quello che è la normale amministrazione, di quello che è la funzionalità del montaggio, ma cercare attraverso una ricerca un risultato più originale e unico. Io sono felice perché sono un consumatore di cinema, frequento molti cinema di sé nella città dove attualmente vivo, Roma e anche Parigi, e vado moltissimo al cinema, seguo i film indipendenti, e in un momento come questo dove la cultura è veramente bastonata, e dove veramente la cultura è messa al margine, avere un premio dato dalla Federazione Italiana di Cinema di Sé mi onora, mi stimola e mi dà la forza di continuare la mia ricerca. La serata di premiazione si è poi conclusa nel Salone del Palazzo della Ragione con una cena di gala per tutti i partecipanti in quello che è stato un vero e proprio red carpet per Mantova. La soddisfazione e il bilancio del presidente Agis e padrone di casa Paolo Protti e del presidente Fice Mario Lorini. Siamo riusciti a fare a Mantova veramente una 3 giorni di cinema vero, importante, parlando della qualità, perché qui ovviamente si parla dei film de sé, ma qualità non soltanto dei film, ma anche la qualità del pubblico, qualità delle sale. Un obiettivo che abbiamo raggiunto e che ha poi mostrato la location giusta. Parlando di Mantova è stata una città che si è confermata con questa seconda edizione perfetta per questo tipo di manifestazione. Cerchiamo di lavorare per fare ancora meglio nel 2011 e da lì porre le basi per un discorso a più lungo respiro, che vada avanti nel tempo. Mantova ne ha la potenzialità, si può dare qualcosa di più da parte di tutti, di impegno, di idee, di manifestazioni. C'è anche bisogno di qualche aspetto logistico da migliorare, da arricchire. C'è un anno, quindi c'è la possibilità di lavorarci bene sopra. Ripeto, sempre nell'ottica di guardare non al primo obiettivo, ma al secondo, che è quello del futuro, quindi andare già oltre il 2011. 3 giorni che hanno dato significato a questa manifestazione che è diventata assolutamente centrale nella vita di tutta l'associazione. Abbiamo superato i 500 iscritti, abbiamo incrementato il numero delle anteprime,
molte case di distribuzione forse non hanno potuto nemmeno ospitare tutti i loro film, i temi trattati anche dal punto di vista tecnico per la nostra categoria sono stati importanti, concentrati, ma hanno dato anche delle buone prospettive per una prove di dialogo, come dire, mediate dalla Direzione Generale del Ministero tra distributori e noi esercenti in questo momento difficile, ma anche che ha una forte aspettativa dovuta al cinema digitale. Oltre 800 schermi, noi abbiamo una quota di mercato significativa che cresce. Questo è un dato positivo in questo periodo, è una crescita non eccezionale, però è un segno più. Noi ora stiamo attraversando un momento di applicazione di un nuovo decreto DSE, stiamo chiedendo delle regole più stringenti, su questo vedremo come l'esercizio risponderà. Il futuro lo vediamo, difficile, ma noi come abbiamo detto ieri sera davanti al nostro pubblico e davanti a tutti i nostri compagni di viaggio, noi col coraggio e con la passione comunque cercheremo di restare vicini alle sfide che il futuro ci riserverà.